Io urlo. Io urlo. Vaffanculo! Lo sapevo! Lo sapevo! L'ho pure detto! L'ho pure detto! E l'ho detto e l'ho detto! Se non lo dicevo, non lo dicevo! Ma io l'ho detto, quindi lo faccio! Porco cazzo! Dio mio! Ma siamo in una cassa! Aspetta, io sto... No, cazzo! Vlad! No, come sei... No. Vlad, come ti vedo! Come ti vedo! Voglio vedere dalla live, prego! Va bene! Va bene! Sono un mago! Che si potranno vedere tutti insieme, quindi magari tutti a bordo e ti ritrovi con 20 video esclusivi. Gli ha chiaramente pisciato addosso. Gli ha chiaramente pisciato addosso. La divoratrice di anime è una lei? È una lei questa? Cioè, è una foresta in cui ti perdi. È letteralmente una foresta in cui ti perdi. Il problema è che un'indicazione a un certo punto me la dovresti pure dare, gioco! Scusi? Sì! Bastardi! Bastardi! Cani di merda! Cani di merda! Alleluia! E vaffanculo! Ma è mago! Cazzo, è mago! Complimenti! Complimenti! Bravo! Bravo! Fai le boccacce appena puoi! Che cazzo era? Anche del vento! Simpaticissimo, mitico tazzo! Balla tutta anche qui! Che sballo! Mi viene quasi da pensare che è incredibile sta cosa della fisica, mi fa impazzire! Guarda! Purtroppo? Ho fatto l'errore! No! No! Ma come? Oh! Ma chi è quel mona? Che continua a batter? Perché no? Perché? Scusa, ti faccio... Funziona la tattica all'Assassin's Creed? Oh, non sbagliano mai. Non sbagliano mai. La tattica all'Assassin's Creed funziona sempre. È impossibile che io mi sia perso qui. Ma vaffanculo! Ma va a cagare te il tu cazzo! Sì! Ma pigliatela under culo, te stronzo di un gioco di me! Ma dai, ma dai! Ma come cazzo, ma te vaffanculo! L'unico punto che non ho controllato era l'unico punto che si è ma andate a cagare voi il gioco e tutti quelli che non ve l'hanno detto! Stronzi! Stronzi di merda! Sì, dai, non è possibile, ma vaffanculo, va! Adesso abbai, figlio della troia! Adesso abbai a sto stronzo di un cane di merda! Vaffanculo, Bullet! Vaffanculo! Bene o male, dai! Oddio, che errore! Ho sbagliato, no! Dove va? Che è successo? Scusate che... Ma che era l'attacco wireless? Io... Oh, i miei occhi non ingannano.
quello era chiaramente un attacco super wireless. Do cazzo ammirato per colpirmi. Impurità rilevate. Impurità di... Tua madre è un'impurità! Eh? Che sto poi... Scusi? Così a cazzo? Mo si becca. Lo sapevo! E lo sapevo! Troppo? Troppo forse? Troppo? E neanche un'ammaccatura. E neanche un'ammaccatura. Signore, si sono dimenticato di però di pitturare la faccia. Ci credo che la relazione non funzionava. Senza occhi, naso e bocca, vorrei pur vedere. Andiamo, volevo fare una cosa figa. Volevo fare la cosa figa, signori. Ah, proprio magia? Magia delle magie. Ok, vorrei farvi notare che la foresta è già diventata un po' più oscura, eh. E sti cazzo di corvi! Ma da dove cazzo arrivano tutti sti corvi? Vai, Vi, è tutta tua. Approfitta e nessuno giudicherà male. Nessuno giudicherà male perché nessuno vedrà. Ma l'hai coperta pure. Vigliacco! Ci sta provando. Scusate, ragazzi. Io cerco di interpretare i segnali. Pa 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 ra pa pa ra pa 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 ra pa pa ra pa 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 ra pa pa ra pa scopare. Potevo fare bene, guarda quanti le il tasto gentilissimo caro. Che bello avere dei cani! Oh. Voi vedete pure qualcosa? Calma! No! Ma perché? Si sente escluso? Si sente escluso il piccolo? Scommetto che sei venuto qui per derubarmi, vero? Razza di... schifetente! Leggi la nota? Una parola troppo volgare per essere definita! Come? Oddio! Alleluia! Ah, devo prendere la monorotaia! Monorotaia! Vai! Vai! Ops. Un misto tra Resident Evil 7 e Outlast. E Outlast. Dio, porcaccia la puttanaccia. No, non è né The Mark of the Ninja o Aragami. Cazzo. No, sbagliato. Dovrei anche continuare in live, tra l'altro, perché l'avevo iniziato in live. L'avevo continuato e poi ci eravamo fermati quando ho dovuto cambiare il PC e tutto quanto. Ma non è possibile, Dio por... Ostia, salve. Ma Dio mio, ma non c'è la pausa? Ma siete tutti idioti? Perché non c'è la pausa? Dall'ascolto sarà pure un crimine. Una lei? Avresti riconosciuta che è una lei? Io dico tante bugie, no, non è vero. Allora viaggiare con la barca, in fondo siamo sulla riva di un lago, vero? Ma pure lui è entrato in crisi, ma scusa, è una della tua specie.
Sei un money grabber. Eh sì, se usassi quei soldi in prostitute, sì. Io ci compro sta roba con i soldi che mi date. Oscilla e salta. Cosa ho appena visto? Eh sì. Dai, che è entrato dentro la... è entrato dentro lo sportello. Va bene. Va bene. Viene dato l'ordine di organizzare una ricerca nella foresta di Black Hills in cui il bambino è stato trovato. Cane, però devi stare zitto, cane! Cane! Oh! Ah, non c'è più tempo. No! No! Ma di... no! Scusa. Cane, prima mi stavi guidando, però! Dove devo andare? E ancora? Quanti? No, non ti mettere sugli allori! Ma non ho tempo di reagire, non ho! Ma gira di meno, troia! Che sta succedendo? La trama quale sarebbe? Sei un topo in prigione? Oh no! Scappa! Yeah! Non è... ha compiuto 18 anni! Ha compiuto 18 anni, sì! Signor Dante, è il momento di approfittarne! C'è una macchina! Che paura, Dio por... Dio por... Che è sta musica, oh! 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 Noi non ridiamo a nessuno se scrivere i nomi, quindi puoi chiamarmi Fenice Nera? Io sono fatale. Non dirgli il tuo vero nome! Già li amo! Già li amo entrambi! Scusa, Gusto! No! Niente! Niente! Aiuto! Che... No! Ma come? E casca pure lui. Smaraldo l'armata. Sulle mura di Periclave s'affacciavano i viventi. Sversati senza tregua da nefasti venti. Tra i loro ranghi avanzò Delowin audace. Su di una salamandra dal volto rapace. Il coraggio di lui riscaldò il cuore degli astanti. E l'esempio di Delowin seguirono in tanti.